Sogno un mondo che abiti un abito d'oro ed argento, cucito dalle stelle del firmamento. È la veste dell'anima, tanto più ricca e preziosa quanto più semplice e dilettosa. Questo dorato gomitolo è un pensiero di luce, lo rammendo e con lui ricamo magica rima che introduce il festoso clima. Sono gioiosa, respiro il Natale e ho filato brillanti storie che vi voglio narrare. Buongiorno a tutti da Sira, la tessitrice di fiabe. Ecco a voi fiabanti molto più brillanti dei diamanti. Come con una bacchetta magica vi voglio introdurre la prossima storia, che fa parte del mio libro I Fiabanti. Il suo titolo è Il mondo dei vorrei. Il Natale era alle porte e non solo i bambini esprimevano i loro desideri, ma anche i grandi iniziavano a scrivere la loro lista di doni. Io vorrei un barattolo di vetro degli empori, ricolmo di cicche e caramelle tonde e colorate, come le facevano una volta. Io vorrei il gelato azzurro cielo, ma dal sapore inconfondibile, come lo realizzavano una volta. Io vorrei una bambola di pezza come le cucivano una volta. Io vorrei la marmellata di cotogne come la incartavano una volta. Io vorrei sentire il profumo dei fornai come si sentiva una volta. Io vorrei comprarmi un vestito nel piccolo negozio di sarta come si faceva una volta. Io vorrei le scarpette nuove confezionate nelle scatole colorate, come le facevano una volta. Io vorrei la locomotiva a vapore, come una volta. Io vorrei l'autovettura giallo limone, rosa o verde smeraldo, come le facevano una volta. Io vorrei le pastarelle come le faceva la mia nonna. Io vorrei le biglie colorate per giocarci come una volta. Io vorrei la moto giocattolo di ferro dell'infanzia per sentirmi ancora un campione. Io vorrei un camino per scaldarmi come quando ero piccolino. Io vorrei delle sorprese per stupirmi come un tempo. Toc toc. Il Natale arrivò e bussò alle porte e i grandi dissero: Vogliamo ricreare le nostre gioie passate. Vogliamo che tutto rallenti, per poter riassaporare il sapore del tempo. Così iniziarono ad aprire tantissimi empori ricolmi di caramelle e cicche tonde colorate, gelaterie che producevano quel gusto azzurro cielo dal sapore inconfondibile, negozi ricchi di bambole morbide di pezza. Riapparvero le bancarelle giornaliere nelle viuzze che vendevano la marmellata di cotogne avvolta nella carta, come caramelle. Tantissimi fornai per le strade che emanavano un profumo intenso di pane. Sartorie con mille stoffe di ogni tipo. Negozietti di scarpe con scatole coloratissime. Iniziarono a ricostruire le locomotive a vapore e le macchine dalle tinte più svariate che mettevano allegria. Le nonne iniziarono a preparare pastarelle e a donarle ai passanti. I bambini ricominciarono a giocare con le biglie e le moto di ferro all'aperto, sentendosi dei veri campioni. Tutte le case iniziarono a costruirle con i caldi camini
e le persone cominciarono a farsi le sorprese, stupendosi l'una con l'altra. Che meraviglia! Il mondo dei vorrei divenne reale. Questo sarebbe un dono unico per i grandi e per i piccini. È vero che il futuro lo faranno i bambini, ma sarà tanto speciale più sarà roseo il loro presente. Noi grandi siamo il loro presente, teniamolo bene a mente. Con i nostri bei ricordi da tramandare, un bel desiderio può tornare ad essere reale. Ricordate, ognuno di noi ha un dono speciale, tutto da scartare. Non è fuori, ma è dentro di noi. Scalda più di un fuoco ardente. È la nostra stella splendente. Ciao a tutti da Sira e alla prossima fiaba!